bello riuscire anche in questi frangenti critici a salvaguardare le cerimonie che testimoniano simbolicamente eventi importanti della storia italiana e anche sammagheritese. È bello soprattutto condividerlo con associazioni come l'AMPI che ci aiutano a tenere viva questa memoria, anche perché tutti quanti presi nelle esigenze e anche nelle tribolazioni del proprio quotidiano, collettivo e individuale, non è facile che continuiamo a avere ben presente come faro che illumina il nostro cammino la lunga storia che ha attraversato i secoli e che ci racconta di quella che è la libertà e la democrazia di oggi. Quindi credo che davvero aver percorso tappa per tappa lungo il territorio sammagheritese i punti che raccontano questa storia ha rappresentato per tutti noi un momento emotivamente, suggestivamente importante, che però al di là di questo ha un valore concreto, che è quel valore fondativo della nostra società contemporanea, delle nostre libertà attuali. Quindi ringrazio le forze dell'ordine che hanno voluto partecipare con noi alla fase conclusiva, ringrazio l'AMPI e tutti coloro che in una versione rinnovata, ridotta, rispettosa dei distanziamenti interpersonali e delle normative vigenti hanno consentito però anche oggi di fare memoria. A me viene in mente il manifesto ufficiale dell'AMPI nazionale di quest'anno per il 25 aprile, in cui viene raffigurato un bambino con un'espressione sorpresa ma felice e con la dicitura e l'alba spuntò, e spuntò veramente l'alba quel 25 aprile dopo anni di tremenda dittatura e di una guerra terribile. E è un auspicio che spunti l'alba anche in questo tempo così difficile, che riusciamo a vedere appunto questa luce, ecco, quindi è tutto assolutamente attuale.